E rieccomi in postazione, qui editing. Come sempre, dobbiamo lavorare al vlogmas che uscirà oggi. Io ho sempre lo stesso problema, non so mai che copertina mettere, che titolo mettere. Quindi, boh, vediamo se ci riferiremo al film che abbiamo visto o a quello che ho fatto ieri, che non mi ricordo più perché ho la memoria a breve termine, quindi figuratevi. Comunque, sotto a uno dei vlogmas, so che dico sempre così, ma non mi ricordo qual è effettivamente il numero esatto. C'è stato qualcuno che mi ha chiesto: Ilama, ma perché hai questa sorta di riluttanza verso il Natale quando magari mi sono andata a rivedere i vlogmas degli scorsi anni ed eri sempre super felice? Come vi ho detto, cioè, quest'anno mi ha presa proprio male, 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 male. E se potessi aggiungere un altro male, lo metterei. Perché nel corso degli anni ho sviluppato una sorta di apatia generale verso il mondo, che devo ancora capire se effettivamente è una sorta di distacco che voglio mettere io o se è proprio così. Sarebbe andare troppo nel profondo, non scaviamo che è meglio. E quindi quest'anno mi ha presa così, cioè proprio zero voglia di festeggiare. Non vorrei tipo vedere nessuno, sentire nessuno. Mi emoziono anche a parlare di queste cose perché, oh, sono molto, cioè sono sensazioni particolare. È stato un anno pesante. Sarà che anche il primo anno festeggiavo Natale senza mio nonno. E questa cosa mi fa male perché io per fortuna non avevo mai vissuto nessun tipo di lutto fino appunto a quest'anno e sono stata parecchio male, anche se, cioè, so che questo video andrà online e sarà pubblico, quindi è un po' un controsenso, però non l'ho mai fatto vedere a tutti quanto poi alla fine mi importasse, perché purtroppo sono fatta così. Però non riesco proprio a mostrare i miei sentimenti, perché forse in passato l'ho fatto e ci sono sempre rimasta male. Quindi ormai sono tanti anni che mi dico meglio non aprirsi troppo con gli altri, perché poi sicuramente ti faranno qualcosa. Ed è sbagliato pensarla così in realtà, perché se ti è capitato una volta non è detto che debba succederti di nuovo. Cioè, io spero di riuscirmi a far capire. Perdonatemi, ma oggi mi è presa proprio così. Quindi vi ripeto, quest'anno è stato proprio faticoso a livello emotivo. E niente, ragazzi, quindi spero di non essere sembrata ridicola, anche perché uno può pensare come fa questa deficiente a piangere davanti a una videocamera. Però come vi dico sempre, cioè dietro una telecamera poi ci sarete voi, ci sarà tanta gente che sicuramente potrà capirmi, magari avrà passato le stesse cose che sto passando io. E quindi è bello anche a volte condividere questo tipo di emozione. Detto ciò, io sono in ritardo sul montaggio del video, quindi ci sentiamo più tardi. E niente, io nel frattempo spero di riprendermi un po'. Sto scendendo giù con Gwenda. Ho aspettato che fosse un po' sonnata, così adesso gli devo dare le goccine perché si è autostimolata il latte dalle tettine, da dove poi esce. Perché ha la gravidanza isterica, non perché sia incinta, anche perché ha 10 anni, insomma. Quindi le devo dare questa medicina che le fa smettere di uscire questo latte, anche perché è insopportabile, passa le giornate autociucciarsi la tettina e non va bene. Cioè fa proprio male perché poi si possono creare complicazioni che non vi sto neanche a dire. Quindi adesso preparo la siringhetta e gliela do. Sei pronta? Logicamente tutto ciò sotto consiglio del veterinario, perché ormai sono anni, eh. Queste sono le prove da mamma, quando fai tutto con una mano sola, col bimbo in braccio. Allora lei ne deve prendere 5 ml. Cioè, guardate che genio! 5 ml precise. Ora tutto sta nel riuscire a darglielo in bocca. Apri. Che brava ragazzi, davanti alla telecamera sei riuscita. Ora continua a slinguazzarcela. Così stai meglio poi, mami. Perché è come se entrasse tipo in una sorta di strano trip mentale, dove appunto, come vi ho spiegato già qualche video fa, lei auto pensa di essere incinta e si stimola i sintomi da sola. Assurdo, ma sì, funziona così. Tutto ciò perché non è sterilizzata, perché altrimenti non le verrebbe bassa. Qui mia nonna è passata e ha preparato cose, cioè i pomodori con le risage. Non ho idea di come l'abbia fatto. Cioè, come ha
fatto a farli in padella? Cioè, sono molto più buoni al forno, no? Qui c'è la pasta per mio padre. Vedete, ha preparato già il tonno e l'insalata per mia sorella. Io non ho idea di cosa mangiarmi a pranzo, perché poi devo correre subito da Giulia. Alla parte con i ravioli di ieri qua, quindi magari mi scaldo questi xiaomai. No, e poi basta sostanzialmente. I pacchetti non ne sono ancora arrivati oggi. Strano. In realtà le sto aspettando uno di Quanticlo, perché a volte me li buttano in giardino, devo sempre controllare. Però non c'è nulla. Adesso aspettando uno di Quanticlo per delle scarpe che ho preso sia per mia madre sia per mia sorella. Mia sorella a gennaio farà 18 anni. Io non sono tipo da feste, quindi non ho fatto la mia super festa dei 18 anni, ma una cosa molto easy qua a casa. Invece lei è tipo, non dico l'opposto, ma più o meno. Quindi lei ha preso la sala, il vestito, il catering, eccetera eccetera. Cioè quello che risparmiano i miei su di me poi lo spendono su di lei tanto. Anzi, adesso vi faccio dare una sbirciata al vestito di mia sorella, perché lo adoro. Cioè non abbiamo i gusti troppo simili io e lei, ma questo è proprio bello. Cioè vi faccio vedere, solo la sua camera è tutta rosa e poi la mia è tutta grigia e nera. Però il vestito fa molto, ma tipo troppo, la Bella Addormentata nel Bosco. Cioè mi ricorda un sacco quello. Vi faccio vedere giusto il colore, perché vabbè, poi non vorrei spoilerare troppo, non so se lei vuole. Ed è troppo bello, cioè è tipo un rosa antico, ma vedete dei riflessini dorati. Questo qui è al negozio, se vi interessa. Vedo la busta, sarà questo qui. Direi che adesso ci apriamo la casellina di oggi, che è la numero 11. Prima che mi scordo anche oggi. Allora, è per lungo anche questa, quindi basta fare così. No, l'ho rotta, la delicatezza proprio. All'interno c'è un liquid suede metallic matte. Questo è nel colore 35. E voilà, pranzettino, ho messo xiaomai qui a scaldare, un po' di salsa di soia. Qui sto continuando a guardare Miraculous. Tra l'altro, se avete consigli su dove guardarlo, ma anche in TV, perché io non lo trovo mai. Mi sembra sempre un déjà vu. Wendy sta sempre qua, ciabattina sempre qua. Ma ti piace, mami? Cioè, poi pigiama di Disney, calzino sempre Primark, tutto Primark. Grinch e Max, tu sei il mio piccolo Max. Ti manca un corno. Video impostato. Qui ho finito di preparare le cosine da portare a casa di Giulia. Però prima volevo farvi vedere le scarpe che mi sono arrivate da Quanticlo e che stavo aspettando. È come un piccolo furetto, è tutto schiacciato. Oddio, quanto è bruttino. Allora, queste sono le tre scarpe. Dove è scritto il modello qui? Questo si chiama Luisa e in realtà è tipo alto, così al ginocchio con la para così. Poi queste si chiamano Nara e sono così con il cinturino. E queste sono le Katy, tutte sbrilussicose, vedete? Sempre col cinturino però aperte. Queste invece sono le Irene e le ha prese mia madre. È uno stivaletto pitonato. Mia madre è un po' trash, lo so, però che ci devo fare? È quasi l'ora di andare, ragazzi. A parte, guardate il mio sfondo quanto è figo. Ragazzi, sono venuta a prendere la Divina qua, che ha un braccio un cane di dubbio sesso, che non sappiamo se è maschio o femmina. Ma c'è bellissimo. Come siamo? Ma gigantesco, tutta la panna è senza dentro, che qua dentro. Beh, ti servono tesoro, lo so, sì. Con la propria dentro. Sì, sì, le stelle, le nostre stelle. Allora, ora prenderò la oddio. Puerto del Sol. Puerto del Sol. Oh, devo prendere il latte. Trossa. Il mio latte preferito. Madonna mia, quanto sono belli. Ma tu sei piena di sti fregnacci. Ma sti cavoli, li voglio ancora, guarda queste. Vabbè, io l'abbandono per cercare il mio latte. Eccolo! Gnammi, ragazzi. La Queen all'Eurospin, raga. Beh, tu mi porti in questi supermercati. Clancina, il suo vestitino è proprio una cosa bellissima. Dai, che mo mamma arriva. Guardate che spirito natalizio che ha Giulia. Il suo albero è tutto imbandito. Gigante. Guardate questo che carino. Questo è bellissimo. Quest'angolo un po' così, un po' con questi piccoli cosi. Oddio, non l'avevo visti. I coprisedia. Che tresciosi. Dove li hai presi questi qua? Su Amazon. No, che carini. Qui c'è un cestino con le biscottini. Ora iniziamo. Così. Questi sono tutti tuoi. Questi, tutti tuoi e questi. Capirai l'ingrasso. Qua ci hanno messo le capsule.
Eccole qua. Questo è stupendo. No, ma fateli un po' di razzina. Io voglio i diritti per il mio home tour. Io voglio i diritti per questo home tour. I diritti. Con la luce dietro sembri la Madonna. Wow. Capito com'è? No, perché qua sopra ci devo mettere tutti gli schiaccianoci che tu non mi hai fatto comprare oggi. Io? Vabbè. E poi qui ci sono i pipi, i pipi che fanno schifo. Le colombelle. L'abbiamo in bianco, signora, o anche in rosso. Carina rossa. Poi abbiamo fa molto burlesco con quella perla. Poi cioccolatini. E, i candy cane. Allora, non volevo avere lo sbatti questi mi piacciono molto. Sì, molto bello. Se ti dico quanto ho pagato non ci crederai mai. 10 centesimi l'una. Madonna, no, però ho pagato 40 centesimi l'una a Napoli. Stiamo procedendo con i nostri look. Sono sulla buona strada. Non vi anticipo troppo di quello che sarà, perché uscirà più in là. Giulio si sta truccando, si sta mettendo un gloss. No, non è un gloss, no? Scusa. Non è un gloss. Come mi spaventa. È un rossetto liquido, scusami. Credici. Quindi ragazzi, la vostra amica qui si è struccata. Ho finito il mio look. Sono molto soddisfatta. Adesso devo vedere come sempre le foto, come passano dal telefono. Perché sì, vengono sempre scattate con la mia reflex, che è questa qui, che è una 70D. Anche se presto probabilmente la cambierò. Ultimamente non mi sto trovando più troppo bene. Cioè, fa le foto da Dio, però rispetto a quello che avrei io in mente, capite che... Poi va bene, abbiamo la lampadina qui, gli sfondi, poi non vogliamo dire troppi segreti. Giulia sta per passare, quindi vi saluto. Qualcuno mi spiega perché Giulia nella sua playlist Amigos del Corazon? Patito feo? Io sto male, Cioè te lo dico, Qui intanto si sta registrando un B-Sunday, sempre tutto all'oscuro voi. Guardate solo il nostro sfondo e qualche... bizzarria. Che vuol dire? Non lo so. Vabbè. Amigos del corazon. Stasera abbiamo un progettino e quindi ci siamo dovuti prendere la pizzaccia. Insomma, che fai? Allora, questa è la mia box di fritti che non finirà neanche tra 3 anni. Questi sono i loro frittinci. E pizza, 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 pizza. Wow, Maurizio si è svegliato, ragazzi. Guarda che naso rosso, poverino, sembra proprio un piccolo Timmy Turner. Vai Maurizio, mostraci cosa abbiamo preso. C'è un piccolo unboxing. Ah, l'ho comprato oggi. Ho comprato questi piattini. Le gioglie. Perché volano? Wow, perché dovrebbero volare? Perché volano piatti. Wow. Beh, grazie per avermela aperta e mostra. Oh minchia! Fila! Figa! Della tua figa, ne? Ne prendo un pezzo, figa. Ma perché? Perché mi piace. Ah, prima dici tanto le zucche. Eccoli. Ragazzi, adesso è giunto il momento di un filmetto. Con i miei calzini di Harry Potter. Noi ci vediamo Mean Girls. Esatto. Stiamo un po' vite al limite, devo essere onesta. Giulia, la pizza, l'alberello. Maurizio dorme perché si sveglia alle 3. No, se no poi chiedono, ma dov'è Maurizio? Dorme, dorme, no. Allora, pizza. Avrei qualche idea, però. Your bestie. Ok? Sì. Poi, pizza. Quando fa così mi spaventa. Okay. Pizza mozzicata, ok? Ok. Mean Girl. E albero di Natale. Cioè, ma sapete quell'albero? Che cacchio di albero è? È un bell'alberone. Un gran bell'albero. Detto ciò, ragazzi, l'unica cosa che vorrei magari è una piccola stufaccia, un buon asinello che mi scaldano. Però questo è un plaid qui. È uscito appena adesso dalla tintoria. Che vuoi di più? Allora, sono appena tornata a casa. Ho anche appena controllato rispetto al discorso di stamattina di Gwenda e gli si è stoppato il latte, quindi fortunatamente anche questa volta è andata. Poi vabbè, sarà una cura di qualche giorno, quindi dovremo continuare. Comunque, ogni volta che torno a casa di Giulia mi sento sfinita, perché facciamo tante di quelle cose che possono sembrare minchiate, ma ci vuole il loro tempo. Poi ci siamo viste Mean Girls per piacere, ma anche per un qualcosa che poi vedrete e scoprirete più avanti probabilmente. Però
una cosa a cui teniamo molto, quindi così, ve lo lascio così. Detto ciò, e adesso come sempre sistemo sopra il letto perché è il luogo dove io vado, poggio e così, mi faccio assolutamente una doccia perché sono sfinita e poi mi metto a letto. Cioè non è tardissimo in realtà, di solito torno molto ma molto più tardi, 11 meno qualcosa. Ho caricato tra l'altro un nuovo post su Instagram, vi sta piacendo tantissimo, ricevo sempre una marea di commenti, quindi so che tutti il lavoro è ripagato perché lo apprezzate, quindi sono molto felice. Detto ciò, io vi mando un bacione, spero di avervi fatto compagnia anche oggi e ci vediamo domani e nei prossimi giorni. Ciao!